Qual è l'attuale situazione di mercato di internet in Italia? Ma tutto sommato gode ottima salute, gli italiani sono molto propensi alla comunicazione su tutto, di tutto. Il popolo italiano è un popolo comunicativo, è stato fin dal primo momento un'eccezione nel mondo delle informatiche, diciamo. Quindi io credo che non ci siano grosse preoccupazioni sotto questo aspetto, sono ottimista. E per l'anno a venire, per il 2011, si aspetta un'ulteriore crescita, una stabilizzazione o possiamo aspettarci proprio delle sorprese? No, sorprese di nessun genere, perché quello che si fa in meno in alcuni settori si fa in più in altri settori. Aumenta il nostro rapporto con il mondo esterno, al paese, aumentano i rapporti commerciali e anche se c'è la crisi induce ad essere più prudenti, non meno chiacchieroni. I social network hanno sposato internet per incrementare le collettività, le comunità intangibili, che sono ormai forti e robuste in espansione come quelle tangibili. Per quanto riguarda il mobile, non ha fatto altro che rendere ubiquo internet. Lo portiamo nel taschino e quindi è sempre con noi, non ci lascia mai soli. Sono matrimoni, non sono contrapposizioni. Noi ci stiamo avvicinando all'America, o meglio, l'America si sta avvicinando a noi su una serie di questioni cruciali. Per esempio, in questo momento l'America ha un tasso di disoccupazione che è più alto del nostro, non era mai avvenuto. Ad esempio, noi abbiamo in qualche modo comprato la Chrysler, non era mai avvenuto se non ai tempi di Adriano Olivetti, quando la Olivetti comprò la Underwood. Quindi l'avvicinamento agli Stati Uniti è molto rapido. Quando io ero giovanissimo e andavo in America, c'erano sempre degli amici che mi dicevano: mi porti questo, mi porti quello, perché c'erano oggetti che si vendevano in America e non c'erano in Italia. Oggi invece non vedo cosa uno potrebbe portare a un amico dall'America che non si venda già nei nostri negozi. Quindi no, la marcia di avvicinamento è rapidissima.